Buonasera agli tutti appassionati basket, una grandissima serata per il basket golfo. Abbiamo espugnato Ruvo, un risultato sensazionale contro una squadra che punta alla 2 e abbiamo qui con noi per raccontarci questa bellissima impresa Edoardo Persico. Ciao Edoardo, benvenuto. Ciao a tutti, ciao Stefano. Allora Edo, hai avuto il privilegio di assistere davvero una grande impresa, una partita in cui siamo stati indietro quasi tutta la partita. Ci abbiamo creduto, abbiamo agguantato gli avversari all'ultimo momento e siamo andati a vincere al supplementare, per di più con Benucci e Berra con 4 falli. Raccontami qualcosa tu, Edo, di questa bellissima impresa. Allora, innanzitutto, senza dubbio, è stato veramente emozionante poterla vivere dal vivo in trasferta, una gara 1 playoff contro una corazzata come Ruvo è qualcosa di incredibile, a maggior ragione il fatto che abbiamo giocato una partita dalle due facce. Noi oggi abbiamo visto come non vogliamo essere e come possiamo e come vogliamo essere e che ci può regalare delle grandi soddisfazioni perché abbiamo avuto un approccio alla gara passivo contro quello che era il piano partita. Ci siamo accontentati di troppe volte delle prime opzioni per quanto riguarda l'attacco, cercando dei tiri difficili e mal costruiti e dando poca attenzione all'intensità che mettevamo in difesa nel tenere loro uno contro uno, contro una squadra che è stata chirurgica nel primo tempo ad attaccarci e a punirci dentro l'area, attaccare con gli esterni in post, attaccare con i lunghi in post. Oltre a tutto, una squadra che ha tirato, se non sbaglio, 45 volte da 3 punti con giocatori che fanno veramente canestro da fuori. Siamo riusciti a mantenere, nonostante le difficoltà durante l'arco della partita, l'attenzione sulla gara, rimanere sul pezzo, strappare il supplementare e tutto questo è derivato dal momento in cui abbiamo capito che condividendo la palla, muovendola senza dare punti di riferimento alla difesa di Ruvo, potevamo creare delle grosse difficoltà. Ecco, proprio questa è stata proprio la chiave. Grande lettura, Edo, come al solito sei molto preciso nelle tue letture delle partite. Grazie. La partenza era stata davvero pessima. Ci eravamo affidati molto a soluzioni singole da tre, come hai detto te, alla prima occasione il tiro. Avevamo incontrato delle difficoltà, però bisogna far notare che di fronte a questo abbiamo avuto la capacità mentale di restare nella partita, difendendo bene e creando difficoltà in difesa al Ruvo. E poi rientrando piano piano nella partita e ad ogni spallata reagendo. Quindi una squadra che ha dimostrato grande carattere anche dal punto di vista mentale. Ma noi cioè, siamo questi, nel senso i ragazzi l'hanno dimostrato durante l'anno che anche in un momento di difficoltà contro squadre ben più attrezzate sia fisicamente che tecnicamente possiamo far vedere ciò che ci ha portato a meritarci questo playoff e che non siamo qui per caso. Quindi questo passa però nel capire, come dicevi te, che la vittoria di oggi è dovuta alla condivisione della palla e a quelle difese che ora a caldo, mi ricordo alla fine del terzo quarto, ci hanno svoltato un po' la partita. Ci sono state tre o quattro difese, sia uno contro uno che di collaborazione sui blocchi, che ci hanno dato dei possessi in più, hanno negato dei tiri facili a loro e ci hanno rimesso in partita e ci hanno dato la fiducia per poi andarci a prendere quei tiri che nel primo tempo non sono entrati. Allora, ti volevo chiedere questo, mi proietto un attimino sul futuro prossimo, fra 2 giorni risiamo di nuovo in campo, e cosa può portarci questa partita nel proseguo di questo match, che è ancora lunghissimo, ricordiamoci, è ancora lunghissimo. Allora, senza dubbio, ai playoff, lo sai, bisogna essere estremamente bravi a resettare immediatamente e il giorno dopo pensare alla gara successiva, perché ogni partita è una battaglia e possono cambiare i piani partita. Ciò che è necessario è sicuramente avere la consapevolezza di ciò che abbiamo fatto oggi, perché vincere gara 1 è qualcosa di veramente importante perché ti dà una spinta emotiva in più, sai che poi avrai 2 gare in casa e quindi diciamo che hai
hai tutta la positività di ciò che hai fatto di buono oggi, sapendo che devi ricominciare dal secondo tempo giocato oggi, dal supplementare di oggi, e dimenticare ciò che è stato l'approccio, perché non è ciò che noi vogliamo mettere in campo. Bene, perfetto, quindi si può dire stasera veramente perfetto, perché abbiamo avuto la reazione per capire cosa sbagliamo e abbiamo visto il risultato se correggiamo quegli errori. Quindi questa, beh, non la voglio definire una lezione, però insomma ci dà un bel indirizzo per le prossime partite. Io ti ringrazio, ti lascio andare, magari grazie a te, ragazzi, ma non li fare festeggiare troppo, devono andare a letto e riposarsi, perché no, va bene, i giorni è dura. Edo, va, ti bene, ringrazio e grazie. Grazie Edo. Ok, un saluto. Ciao, ciao. Allora, abbiamo fatto un primo grande passo, ma il cammino, come detto prima, è ancora lungo. A questo punto ci possiamo credere un po' di più, anche gli scettici possono ricredersi. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi saluto.